Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Come vedete ci sono pochissimi ingredienti sul tavolo perché oggi farò un piatto velocissimo ma fatto in un certo modo. Avevamo già fatto questa ricetta, cioè la pasta burro e parmigiano, però effettivamente ci siamo resi conto che abbiamo fatto tantissimi errori perché C'erano alcune cose che non andavano. esatto, e quindi siamo consapevoli di ciò e vogliamo rifarla questa volta con le fettuccine fatte in casa. Le mie fettuccine, che come vedete sono belle gialle, nonostante io l'ho fatte ieri. Vi metto in info box il link per andare a vedere come si fanno in casa le fettuccine. Ma anche come fare il burro fatto in casa. Anche il burro. Intanto voi mettete un bel like, iscrivetevi al nostro canale e se vi va nei commenti mi mettete la città da dove ci state guardando. Che noi siamo sempre curiosi di Senti, saperlo. ma questa viene chiamata anche la pasta dei cornuti. Sì, viene chiamata la pasta dei cornuti perché? Perché si dice, insomma, che venga chiamata così in quanto le mogli uscivano a fare i loro comodi e poi dopo tornavano a casa e facevano al volo questo piatto di pasta. Che è molto diverso dalle fettuccine al freddo. Sì, Perché gli assolutamente. ingredienti sono simili, forse anche solo gli No, gli stessi, ingredienti però sono gli stessi. Al al freddo è diversa un pochino. freddo è diversa perché ci sono delle Sì. cose in più. Ok. Allora, detto ciò, che facciamo? Io qui ho circa mezzo chilo di fettuccine, 80 grammi di burro a basso contenuto di colesterolo e del parmigiano reggiano grattugiato. E vado a mettere le fettuccine nell'acqua bollente salata e ci rivediamo dopo quando le scolo. Le fettuccine sono pronte. A questo punto vado a togliere un pochino di acqua di cottura. Spengo e vado a scolare la pasta. Eccoci qua. Abbiamo messo il burro, adesso col fuoco acceso. Infatti togliete la pasta bella al dente perché sennò poi dopo vi si scuoce mentre la mescolate. Metto un pochino di acqua di cottura. Oh, a noi ad esempio piace molto condirla anche poi dopo successivamente con il pepe, ma potete mettere anche la noce moscata che ci sta benissimo. Nel frattempo metto due belle manciate di parmigiano. Non vi ho detto la dose del parmigiano perché per esempio noi l'amiamo molto e quindi ce ne mettiamo parecchio. Metto altra acqua di cottura. In maniera che viene una bella cremina. E non appena si scioglie del tutto il burro, il piatto è pronto. Ci vediamo a tavola. A tavola, oppala. Eccole qui, sono pronte. Velocissime. Velocissime, belle cremose. Io le faccio talmente Che lunghe è un problema. a rotolarle, esattamente. Eccoci qua. Che dici? Possono andare? Ok. Saluto io perché lui ha la bocca piena. Quindi, ciao a tutti e ci vediamo alle prossime ricette. Ciao a tutti!